chitarrista è stato automatico per me di chiedere l'accreditamento come stampa e quindi mi hanno mandato il pass della Città del Vaticano. Tutto quello che avevano i grandi giornalisti, la grande stampa, quindi quelli di Repubblica, del Corriere e così via, ce l'avevo anch'io. Ecco perché ho tutti i comunicati stampa originali del Vaticano. Le fotografie, la maggior parte di quelle fatte dalla Cervetta, dove era la sede della stampa, ne ho fatte gli altri, le ho fatte anch'io. Quindi tutto è partito da questo episodio. Dato che c'eri, Roberto, tu che ricordo hai dell'accoglienza fatta dalla nostra città al Pontefice? L'accoglienza della nostra città, direi, è duplice, perché i cittadini centrali, storici di Mantova, molti sono andati in ferie, perché c'era una regolamentazione data dalla prefettura e dalla questura che in pratica impediva un po' i movimenti. Diciamo che se tu andavi a fare la spesa dovevi comunicare in questura, la casa non doveva essere lasciata vuota, se andavi via, se ti assentavi dovevi portare le chiavi di casa tua in questura. Cioè, sai che i mantovani non sono molto malleabili da questo punto di vista. E c'è stata ovviamente un'affluenza grandissima dalla periferia, forse più che dai cittadini originali, dalla periferia di Mantova. Una cosa che ho trovato molto originale in questo tuo libro è stata l'unione delle tappe della visita del Papa con alcune nozioni e spiegazioni anche sui nostri monumenti. Come mai hai voluto fare questa integrazione? Io non ho voluto fare una semplice cronaca. Mi sono accorto che i luoghi dove il Papa è stato erano luoghi conosciuti dagli stessi mantovani solo a parole. Ti faccio l'esempio: nessuno, quasi nessuno, sa che in Sant'Andrea c'è la tomba di Longino. Molto pochi conoscono la storia dei Sacri Vasi e quello che c'è dietro. Ad esempio, un'altra cosa, parlando di Luigi Gonzaga a Castiglione delle Stiviere, si sa che c'è il Teschio, ma nessuno sa che il corpo si trova a Roma e che addirittura la mandibola è a Siracusa. Quindi sono tutte curiosità, ecco, che ho scoperto che i mantovani stessi non sanno. Ad esempio, sempre da queste mie ricerche, ho scoperto che sino al 1300 praticamente Piazza Erbe non esisteva. Esisteva la vecchia chiesa di Sant'Andrea, la rotonda che era stata fatta su, diciamo così, disegno della chiesa sacra di Gerusalemme, della Natività, lì dove oggi vediamo il palazzo del Podestà, c'era campagna, c'era addirittura il mercato del bestiame. Quindi provare a leggere la storia mettendosi con questo punto di vista, sicuramente la storia si materializza in un modo diverso. E questa cosa mi ha appassionato, per cui ho pensato di tramandarla al lettore, ecco. Tra i vari incontri, appunto, che ha fatto il Papa a Mantova, ce n'è uno che ti è rimasto particolarmente impresso e di cui ancora adesso è ricordo molto vivo? Beh, diciamo che l'incontro che ha lasciato un segno è stata la venerazione dei Sacri Vasi. Il Papa che ha venerato se stesso, in pratica, ha venerato il suo predecessore, il suo primo predecessore, un contatto sacro molto intimo, molto, molto vicino. E mi dispiace una cosa, lo devo dire, quest'anno ma non c'è nessun riferimento alla cultura storica di un certo tipo. Sì, Palazzo Ducale, la solita chiesa di Sant'Andrea, però queste cose così, molto intime, secondo me sono state trascurate. Se dovessi riassumere, Roberto, quelli che secondo te sono stati appunto i concetti principali del pontificato di Papa Giovanni Paolo II, che cosa vorresti ricordare? Io vorrei ricordare la figura estremamente carica di umanità che aveva Giovanni Paolo II. In quei giorni l'ho visto da vicino proprio, c'era un caldo pazzesco, addirittura era stato consigliato dal proprio medico di rallentare gli impegni, ma lui in mezzo alla gente ci stava bene, la sua gente, anche quando si è trasferito da Piazza Erbe alla Basilica di Sant'Andrea, che sono pochi metri, il protocollo prevedeva il trasferimento con la tappa mobile, lui ha voluto andare a piedi, ripeto, nonostante il caldo pazzesco, proprio per poter toccare la gente. Questo secondo me è stata una carica umana che mi ha lasciato in segno. E un'altra cosa che ho voluto mettere in rilievo in questo libro sono state le cose, gli episodi che avvenivano in quei due giorni. Cioè, io ho preso dai giornali quei due giorni che cosa succedeva nel mondo. Altrimenti, quei giorni c'è una
articolo che diceva il governo deciderà la riforma della giustizia. Sono passati 25 anni. E siamo ancora lì. Un altro diceva avviata la trattativa sul costo del lavoro, un altro il popolo deve essere protagonista delle riforme, cioè sono passati 25 anni, ma non è cambiato direi assolutamente niente. E questa è una delle ultime sezioni del libro, ci sono proprio i ritardi, appunto, dei titoli. Esatto. A me ha divertito molto perché c'è anche la notizia che hanno trovato un pesticida in una foglia di insalata, quindi insomma hai unito un po' le cose. Sì, ci sono delle cose abbastanza così, ho voluto un po' unire anche qualche cosa di spirito. Ma certamente, hai fatto assolutamente. Io ti do una notizia in anteprima, sei la prima persona a saperlo, il 15 di agosto, quindi la festa dell'Immacolata, alle Grazie, dopo la premiazione dei Madonnari, ci sarà la presentazione di questo libro presieduta da Monsignor Caporello. L'ho contattato proprio questa mattina, l'ho trovato molto bene, molto in forma, entusiasta di fare questa presentazione, anche perché Monsignor Caporello è stato il fautore della venuta a Mantova di Papa Giovanni Paolo II. Tutti ricordiamo le immagini di quando l'ha accolto allo stadio, quando è sceso con l'elicottero, anche nel tuo libro ci sono. Anche quello per me è stato un momento bellissimo, perché vedere il gioco dei tre elicotteri prima dell'atterraggio è stata una cosa molto emozionante, devo dire. C'era gente che piangeva, insomma, l'ho scritto anche nel libro, c'era gente veramente commossa, insomma. Vorrei terminare questo nostro piacevole incontro, Roberto, con una domanda che ho copiato pari pari dalla copertina del tuo libro, perché è una specie di sottotitolo. Tu dici, 25 anni dopo, cosa è rimasto? È la domanda appunto che ti faccio. Cosa è rimasto nella gente 25 anni dopo? Come sono cambiate le persone? Sono cambiate? C'è qualche ricordo in particolare? Ha lasciato dei segni nelle persone questo evento? Certo, dire così 25 anni dopo è un po' difficile. Una persona che ha vissuto quell'evento e che dovesse leggere il libro forse gli verrebbe alla mente qualche particolare. Volevo dire anche una cosa, che anche la presentazione che faremo alle Grazie la facciamo in collaborazione con la libreria Pellerini, che è sempre molto attenta ad aiutare gli scrittori mantovani. Roberto, chi volesse acquistare il tuo libro, adesso hai citato Pellegrini, ma c'è anche qualcun altro che lo vende, allora, lo vendono online? No, ci sono alcune edicole che hanno il libro. Qui a Mantova? Qui a Mantova. Quindi ce l'ha sia Pellegrini, ce l'hanno anche alcune edicole. Molto bene, allora io ricordo questo bel libro di Roberto Piola, Papa Giovanni Paolo II a Mantova, quel giorno c'ero anch'io, edito da lui. Grazie ancora Roberto per questa bella testimonianza. Grazie Dante, grazie a te. Ciao a tutti. Ciao, ciao.